vedremo bene i documenti di nuovo che ci attestano, ma non che lo diciamo noi, ci attestano, gli avvocati dicono per tabulas, cioè con i documenti alla mano, senza aver bisogno di fare perizie, discussioni, opinioni. No, c'è una legge che diceva che dovevamo fare un obbligo di inocularsi un farmaco per fare questo, questo e questo, ma quel farmaco non è mai esistito. Ne è esistito un altro che faceva una cosa totalmente diversa, che aveva un'indicazione terapeutica totalmente diversa, e la legge, a parte i casi che poi vedremo con l'avvocato Zeisen, vieta espressamente di prescrivere un farmaco fuori dalla sua indicazione terapeutica, a parte alcuni casi, ma lo vieta in ogni caso per una cosa di massa. Adesso ce lo spiegherà bene poi l'avvocato Zeisen. Questo è il punto. Queste cose non le dice Fabio Duranti, che non capisce nulla di medicina e di diritto, idem, perché non è la mia materia, ma siccome poi noi facciamo i giornalisti, i divulgatori, allora dobbiamo informarci. Quindi ci siamo informati dai medici e poi ci informiamo anche dai giuristi, ok? E poi abbiamo gli occhi per leggere e il cervello per ragionare. E allora adesso, oggi, con maggiore calma, rivedremo questi documenti, ma prima ancora adesso salutiamo Renate e vedremo. Eccola anche... qua, Renate Zeisen, sì. Buongiorno Renate. Eccola qui, è arrivata. Renate. Buongiorno a voi. Ciao Renate. Scusa per questa lunga premessa, però io penso sia fondamentale spiegare ai nostri concittadini che il vero problema è la mancanza di educazione civica e di comprensione delle leggi e di quello che c'è scritto sopra, dei nostri diritti. Manca questa comprensione, Renate, perché se ci fosse, ma manca anche da parte della dirigenza e purtroppo anche di alcuni magistrati, dopo lo vedremo, Renate, perché purtroppo se manca questo finisce il diritto, quindi la massa tende a fare delle cose che non dovrebbe fare e le fa a suo discapito. Così è. Allora, quello che è mancato in tutto questo periodo nell'ambito della valutazione di questa imposizione del trattamento con un farmaco è stato proprio la considerazione e il rispetto del diritto del farmaco. E un aspetto fondamentale, un principio fondamentale nell'ambito del diritto del farmaco, consacrato proprio nel diritto nazionale italiano, è quello che è vietato prescrivere l'uso per l'applicazione in massa, e la campagna cosiddetta vaccinale è, diciamo, l'espressione per eccellenza dell'applicazione in massa di un farmaco, e dunque è la legge italiana, l'articolo 3 della cosiddetta legge Di Bella, che vieta espressamente l'applicazione in massa di un farmaco al di fuori della sua indicazione terapeutica, che l'indicazione terapeutica è quella della prevenzione, io dico sempre, semmai, della malattia Covid-19 e non dell'infezione virale. Di ciò abbiamo ormai una anche ripetuta conferma sia da parte dell'EMA, della Commissione Europea, cioè di quell'autorità che ha autorizzato in via centralizzata i cosiddetti vaccini Covid-19, ma ora anche espressamente da parte dell'AIFA, cioè dell'autorità del farmaco italiana. E allora, su questo aspetto, ad oggi, la Corte Costituzionale non si è espressa, ma non c'è neanche necessità che si esprima. Qua i giudici del merito, in considerazione della chiara disposizione della legge Di Bella, in considerazione della chiara indicazione terapeutica contenuta nell'autorizzazione centralizzata da parte degli organi preposti della Commissione Europea,
devono semplicemente accertare che quanto contenuto come appunto scopo nell'obbligo cosiddetto vaccinale nel appunto decreto legge 44 del 2021, che poi è stato appunto convertito in legge, e ad oggi non esiste una sostanza con la quale si possa adempiere a tale obbligo. Ergo, tutte le persone che sono state sospese perché non si sono sottoposte a questo obbligo cosiddetto vaccinali, incominciando dai sanitari, ma gli insegnanti, i membri delle forze dell'ordine e gli over 50 e così via, di fatto non sono inadempienti all'obbligo, perché anche se avessero voluto, Non non avrebbero avrebbero potuto. potuto adempiere. Esatto, Questo esatto. è. Ma c'è di più, c'è proprio una grossolana violazione nell'ambito di questa sospensione, cioè praticamente non è soltanto che si è disinformata la popolazione spingendola verso gli app vaccinali, anche insinuando l'obbligo di solidarietà per proteggere appunto le persone fragili. Ricordiamo che era questo proprio il modo in cui si è mosso la popolazione affinché ci fosse questa spinta anche nei confronti di coloro che hanno appunto esitato riguardo a questa imposizione. Ma si è fatto di più, si è persino introdotto l'obbligo diretto o indiretto tramite Green Pass di questo trattamento con un farmaco al di fuori dell'indicazione terapeutica. Questa è una cosa, tra l'altro, molto molto Ecco, grave. infatti, è gravissimo. Va ricordato, e Sì, poi chiudo, sì. va ricordato che l'indicazione terapeutica è un aspetto fondamentale dell'autorizzazione di un farmaco. L'autorizzazione di un farmaco, e per quanto riguarda questi cosiddetti vaccini Covid-19, la troviamo in tutta la sua evoluzione storica per ogni di questi cosiddetti vaccini, pubblicato nell'ambito del sito si chiama Human Medicine Register dell'Europa, cioè esiste un registro dei farmaci, un registro europeo dei farmaci degli esseri umani e anche ovviamente degli animali, ma ci interessano appunto adesso gli uomini, e è pubblicato, ognuno può accedere tramite internet. Ciò che è pubblicato come autorizzazione, l'indicazione, è la cosiddetta carta d'identità di un farmaco. E pertanto ogni applicazione che va al di fuori di questa indicazione terapeutica, che è stata considerata in questo caso dal comitato dei farmaci degli esseri umani nell'ambito dell'EMA efficace, però appunto soltanto per la prevenzione della malattia, e anche al riguardo poi leggeremo insieme quanto scritto dall'EMA al riguardo, perché anche lì si aprono degli scenari molto interessanti, però appunto va evidenziato che l'EMA mai ha dato il parere alla Commissione europea di autorizzare queste sostanze ai fini della prevenzione del contagio virale, e così infatti la Commissione europea lo ha autorizzato esclusivamente per la prevenzione della malattia E Covid-19. questo è il punto chiave del quale continueremo a parlare, perché finché le persone non capiscono questa differenza, che è stata quella che ha fregato tutti i cittadini, che vi ha tolto lo stipendio, che vi ha tolto la dignità, non esisteva un farmaco, quel farmaco aveva un'altra indicazione terapeutica e solo l'Italia ha obbligato i cittadini
in questo modo così infame di inocularsi un farmaco diverso dall'indicazione terapeutica che gli era stata spacciata.